Buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Drovandi, sono membro del team di consulenza della Private Consulting Team e fondatore del sito www.strategiditrading.it. Siamo qui pronti per cominciare la sessione del live trading di oggi, che è mercoledì 24 aprile del 2013. Mi metto in posizione short e entro a 300. 35, come avete sentito dalla mia piattaforma. Mi metto in questa posizione short, in un'ottica prettamente contraria, morbi fuggi, veloci. Una volta arrivato a 320-315, poi valuterò il da farsi nell'ottica 300, se questo dovrà avvenire. Almeno riportarmi nel mezzo di questo trading range che sta caratterizzando questa prima ora di giornata, confortato dal fatto che non solo il trading range c'è per questo, ed è molto ristretto, visto che il massimo è 360 e il minimo 225, quindi prima o poi uno dei due livelli verrà sicuramente rotto a rialzo o ribasso in ottica di breakout, ma soprattutto perché questa congestione, anche se è una congestione parziale, perché tutto sommato al momento si può ancora tracciare una trend line di brevissimo rialzista, in realtà la congestione è anche caratterizzata dal fatto che la distribuzione di volumi per ciascun livello di prezzi corrisponde ad una campana pressoché perfetta, quindi è una vera congestione, non è un grosso trend, ma è una vera e propria congestione con il livello 320-315, quello battuto con il maggior numero dei volumi, e sotto il 315 fino al minimo 225 volumi inferiori, sopra il 320, 315 fino al massimo di giornata volumi inferiori. Quindi, come vedete, effettivamente questa è una campana, una distribuzione di volumi pressoché perfetta, molto valida, molto autorevole, alla quale francamente credo e mi affido. Ecco perché considero questo livello 315-320 un livello di calamita importante per l'andamento dei prezzi, quindi penso e spero, credo che i prezzi qui ci arrivino. Poi, una volta arrivato qui, fa anche da supporto, per cui un supporto sul quale il mercato potrebbe fermarsi, ma anche un supporto che può essere visto dal mercato in un'ottica di breakout e quindi scendere ulteriormente. Al momento quindi sono a 3,35 short, rimango in attesa dello sviluppo di questa operazione. Il mercato sta scendendo, sta andando verso i target che ci eravamo inizialmente imposti. Il mercato sta scendendo, sta veramente andando verso i target che avevamo individuato e previsto, il 300, il 295 come adesso, può scendere anche di più, però insomma, non è il caso poi di essere eccessivamente avidi in questa giornata, oltretutto abbastanza prefestiva per quanto riguarda il mercato italiano. Ci sono buone possibilità, a mio parere, che vada ad appoggiarsi sul 2,50 verso il super trend, e poi lì se la giocherà. Comunque adesso siamo sul livello 2,80, io mi metto in posizione direi sul 2,80, 2,85, e mi ritengo soddisfatto appunto per 2,80 adesso come in acquisto. Ecco, quindi ho acquistato e quindi abbiamo fatto da un'operazione short da 16.335 a 16.280, 55 punti,
per un valore complessivo di 275 euro lordi. Io mi metto adesso in posizione long a 140, con l'unico scopo di fare appunto un'operazione mordi e fuggi stile contrario, anche visto che questa discesa mi sembra momentaneamente arrestata, per carità, siamo discendenti, al di sotto del super trend, al di sotto di una trend line, il mercato è sicuramente ribattista, però mi sembra forse che su questo livello ci possa essere, ci possa stare una forma di supporto che hai visto e sentito dal mercato, tale per cui qualche tick di rimbalzo verso 150, 155, 160, quindi obiettivo proprio pochissimi tick, la soddisfazione di vedere una barra o candela verde ci può stare con questa semplice criterio molto banale, sono entrato long, siamo sul finire anche della nostra sessione del live trading, quindi vuole proprio essere un'operazione di scalping velocissima, dopo appunto due, ben massimo tre tick vanno più che bene per arrotondare ulteriormente i guadagni già fatti nel corso della prima operazione della mattinata. Vedo 55, direi di chiudere l'operazione con questi tre tick, ulteriori tre tick di guadagno, quindi da 140 a 155, quindi 15 punti per 75, quindi quello che volevamo, operazione di stile contrario, mordi fuggi, ipotizzando che questo potesse essere un supporto, operazione di scalping, lo sapevamo, anche abbastanza rischiosa, però l'abbiamo fatta, siamo venuti via anche molto prima rispetto a quanto non potessimo fare. Mi aspettavo una candela verde dopo questa ennesima e continuata proseguita discesa. Basta, abbiamo fatto quello che c'era da fare. L'orario anche per la nostra sessione di live trading si sta per concludere. Abbiamo fatto due operazioni, riassumendo la sessione odierna, una prima operazione short che ci ha portato 55 punti da 335 a 280, poi abbiamo lasciato che il mercato si sfogasse nella fase short fino a circa il livello 100 e per poi qui appunto fare un'operazione mordi e fuggi scalping long da 140 a 155 aggiungendo appunto altri 15 punti, quindi un totale complessivo per la giornata di oggi, per questa mattinata, per le 9:30 a mezzogiorno di 70 punti e un totale di 350 euro lordi, poi vedremo cosa succederà nel pomeriggio.